tutti, rieccomi con la mia faccia, diciamo, tutta intera. In questo video vi voglio parlare di alcuni negozi in cui sono stata quando sono andata a Londra, perché in questo mesetto in cui sono stata fuori, sono stata anche qualche giorno a Londra e in relazione alle perline ho visitato qualche negozio di perline. Perché diverso tempo fa avevo trovato un sito dove c'è tutto un elenco di negozi di perline che si trovano a Londra e zone limitrofe. Vi lascio il link di questo sito nel box informazioni qui sotto. E io ho visitato soltanto tre dei negozietti che erano presenti nella lista, anche perché erano i negozi più vicini alla zona in cui io mi trovavo in quel momento. Cioè, avevo pranzato a Piccadilly, quindi poi il pomeriggio sono stata in questi negozietti che si trovano tutti a Covent Garden, che è una zona molto molto vicina a Piccadilly. Ci si arriva tranquillamente a piedi senza neanche prendere la metropolitana, e anche se c'è una fermata della metropolitana che si chiama proprio Covent Garden, quindi. E vi dicevo, niente, sono andata in questi negozi, naturalmente sono andata da turista, cioè nel senso che era la prima volta che mi trovavo a Londra e sono andata in questi negozi, N non so dirvi quanto, diciamo, non so compararli con altri negozi di Londra perché naturalmente ho visitato solo questi, quindi anche a livello di prezzi non so dirvi se siano economici o meno, comunque diciamo non era questo il mio obiettivo. Io sono andata lì, ho detto mi piacerebbe comprare qualcosa a Londra per riportarlo comunque in Italia e mi sarebbe anche piaciuto trovare qualcosa di particolare. In realtà non ho trovato molto, probabilmente perché in quei negozi diciamo c'erano comunque componenti abbastanza comuni. Vi dicevo, ho visitato tre negozi. In uno di questi negozi ho comprato anche le Twin Beats e vi ringrazio per i commenti che mi avete lasciato sull'altro video dove mi suggerite anche le Super Duo se mi piacciono questo tipo di perline. Io in realtà avevo visto le Twin Beats sul sito di Pencho, sul blog di Pencho. Era veramente tanto tempo che non visitavo il suo blog, infatti ci sono stata parecchio tempo visitando anche le pagine precedenti perché mi ero persa un sacco di creazioni che aveva realizzato. Ho visto queste perline che però in effetti io ho pensato subito fossero le Twin Beats e invece probabilmente lei utilizza anche le Super Duo, anzi sicuramente utilizza anche le Super Duo, se non esclusivamente le Super Duo. E niente, quindi io vabbè, vi ringrazio per i commenti, adesso cercherò di reperirle così insomma mi renderò conto anche io visivamente proprio della differenza tra le due perline. E niente, adesso vi faccio vedere le pochissime cose che ho acquistato in questi negozi, perché vi ho detto erano tutti componenti abbastanza comuni, per me non aveva molto senso acquistarli. Questo è il primo negozio dove sono stata, si chiama The Beach Shop, vi metto l'indirizzo qui, così insomma se vi capita di andare a Londra potete visitarlo. È un negozio su due piani, cioè c'è il piano terra e poi si scende, si va al piano di sotto, ci sono ulteriori componenti. Il negozio è strutturato con dei banchi. Sopra questi banchi ci sono tutti dei piccoli scompartimenti quadrati con varie cose dentro. Ha un po' di pietre dure, mi sembra non tante, molti cristalli Swarovski, non tantissimi rivoli, però più che altro bicono e toni sfaccettati, perle Swarovski. Aveva qualcosa di Delica, qualcosa di perline Toco, aveva un pochino di Twin Beats, diciamo la gamma di colori non era esagerata, una cosa molto modesta. C'erano molte perle in vetro, componenti metallici anche se non moltissimi, c'erano anche i fili, c'erano gli aghi per lavorare con la tessitura. Scendendo al piano di sotto c'erano anche altri componenti, tra cui componenti in gold field, chiusure anche piuttosto costose naturalmente perché erano in gold field oppure estremamente rifinite, cioè dei prodotti veramente molto belli. Poi al piano di sotto c'era anche la possibilità di acquistare delle confezioni più grandi per avere uno sconto, insomma. E la cosa carina del negozio è che nel momento in cui si entra, non mi ricordo se a destra o a sinistra, comunque ci sono dei cestini di plastica piccolini, proprio cestini piccolini. All'interno di questi cestini c'è una penna e delle bustine in plastica, perché il concetto è che si prende questo cestino, poi all'interno delle bustine si mettono i componenti che si vogliono acquistare e poi sulla bustina con la penna si scrivono il numero di componenti e il prezzo di ciascun componente. Quindi se abbiamo comprato, non lo so, due componenti da 50 cents, da 50 centesimi, scriviamo due per 0,50 e poi così allora alla cassa fanno tutto il conto. E in questo negozio io in particolare ho comprato le Twin Beats e poi dei componenti dei coni metallici, adesso ve li mostro più da vicino.
Allora, ho comprato questi coni metallici, vedete, ho comprato 4 pezzi, ogni pezzo ne va 46 penny. Ve li faccio vedere da vicino, anche se sono comuni, nel senso che io li ho già visti da altre parti, adesso non ricordo dove, forse per l'Essenco comunque. Li ho comprati dorati e color bronzo, non so le dimensioni, non mi ricordo neanche se fossero scritte, sinceramente. Per quanto riguarda le Twin Beats, ho comprato, allora, il colore matite che vi avevo fatto vedere. La confezione contiene 10 grammi di Twin Beats e il prezzo, in questo caso me lo ricordo, erano 95 penny, 95 centesimi, quindi sinceramente non so dirvi se sia stato conveniente o meno, io comunque le ho viste e le ho comprate. Mi faceva piacere, ups, comunque acquistarle a Londra. Quindi questo colore è un azzurrino un po' trasparente, un po' perlato. Mi dispiace, ma i nomi dei colori non ve li so dire perché non erano scritti, quindi non ve li so proprio dire. Questo è un colore metallizzato, diciamo con varie tonalità di verde. Poi c'è un altro colore, diciamo sullo stesso stile, però andiamo sulle tonalità del blu. E poi ho preso il classico colore nero. Non c'erano proprio tantissimi colori di Twin Beats. Un altro negozio in cui sono stata si chiama Bead Aura. Aura, non so in inglese, comunque in italiano Bead Aura. Ed è in una, come dire, non è un quartiere, è un angolino vicino Covent Garden che è tutto un po' zen, un po' dedicato al relax. È un negozietto molto nascosto in una piazzetta veramente minuscola, una piazzetta che se ricordo bene è triangolare. La strada si chiama Neil's Yard. Vabbè, vi lascio come al solito l'indirizzo, in modo che se vorrete potrete andarla a visitare. Il negozio è gestito da cinesi, comunque persone orientali, io non riesco bene a distinguere le varie etnie. Ed è molto simile ai nostri negozietti cinesi, quindi ci stavano un sacco di fili di pietre, le perline si potevano prendere pure al grammo perché c'erano dei grandi contenitori con delle palettine e poi le perline venivano messe all'interno di queste bustine. Anche questo negozio è su due piani, però è molto più piccolo di The Beach Shop. Ha, diciamo, strutturato molto come Macca per chi c'è stato, nel senso che ci sono dei cassettini e sopra, diciamo, i cassettini sono tutti attaccati tutti i vari componenti che trovate all'interno del cassetto. Al piano di sotto ci sono molti fili di pietre e poi, come al solito, c'è un piccolo bancone con dei scompartimenti quadrati all'interno dei quali ci sono diverse cose. Ed anche in questo negozietto ho preso due o tre cosette, ma proprio due o tre, e adesso ve le mostro più da vicino. Qui invece ho acquistato dei dischi. Non so dirvi il materiale, sembra plastica. Comunque, credo siano dipinti. Questa è l'impressione che danno, questi due colori. C'è anche un foro. Eccolo qui, sono dei classici dischi, niente di che. E poi ho comprato questi altri due dischi che sono un po' più grandi, che hanno questa decorazione sulla parte superiore, mentre dietro sono fatti così. E poi l'ultimo componente che ho comprato da questo negozio è questo disco di madreperla con questa applicazione floreale. Vedete, l'applicazione è 3D, cioè nel senso che è tridimensionale. L'ultimo negozio in cui sono stata è forse più particolare, veramente, perché non è proprio dedicato alle perline, ma è dedicato, io non so come spiegarvi, alla grafica, nel senso che voi entrate in un negozio di libri, però vende soltanto libri di un particolare tipo e sono libri che contengono all'interno delle immagini di schemi che possono essere riprodotti, ma non sono schemi di perline, sono disegni. È veramente difficile da spiegare. Il negozio si chiama The Dover Shop, è sempre vicino a questi altri due negozi di cui vi ho parlato prima. All'interno, intanto questi libri contengono tutte immagini che sono libere da copyright, quindi sono tutte riproducibili. In poche parole sono libri da cui voi potete prendere ispirazione. Ci sono vari libri su, ad esempio, i mandala tibetani, che sono diciamo, sono dei disegni grandissimi, molto complessi, che i tibetani realizzano in diversi modi. Che spesso hanno anche determinati significati, però diciamo che graficamente sono molto molto belli da vedere.
alcuni disegni sono in bianco e nero, altri libri sono a colori, però è come se ci fosse, come se fosse una raccolta di disegni, di schemi, di trame che possono essere riprodotte. E i vari libri poi sono suddivisi per categorie, ci sono, non so, i disegni geometrici, i disegni dedicati al barocco, i disegni che provengono dall'Art Nouveau, i disegni, qualsiasi genere di disegno, di trama che voi possiate cercare o che probabilmente avete anche visto riprodotti in varie occasioni, sui vestiti o sulle pareti, ad esempio, no? Quando si mette la carta da parati. Quindi voi sfogliavate questi libri, all'interno c'erano solo disegni più o meno a colori, ed è un negozio che veramente mi ha stupito, particolarissimo. Io avrei comprato veramente quintali di libri, perché erano tutti molto, molto interessanti e veramente, secondo me, sono fonte di grande ispirazione, perché già solo vedere il disegno di una determinata cosa, la trama che si può fare, immagino anche su un tessuto, no? Non solo in relazione alle perline, proprio in generale, con la pasta polimerica, poi non ne parliamo, perché diciamo che erano, c'erano sia cataloghi che raccoglievano disegni geometrici, e poi c'erano anche disegni più classici, magari più tondeggianti, che magari con le perline un po' sono difficili da riprodurre, invece si possono riprodurre perfettamente magari con le paste polimeriche, possono essere fonti di grandi ispirazioni. E questo negozio, non mi ricordo se l'ho detto, si chiama The Dover Shop, si trova sempre vicino agli altri due negozi e vi consiglio assolutamente di andarci. Poi, tra l'altro, tra quelle strade trovate anche un sacco di altri negozietti che trattano materia esoterica, astrologia, è veramente una zona particolarissima, vicinissima poi, cioè, al centro, sta al centro, quindi è strano ritrovarsi in questa atmosfera new age e poi alle spalle avete Piccadilly, no? Da questo negozio non ho comprato niente in particolare, però spero di avervi instillato la curiosità di andarlo a visitare nel caso vi trovaste in futuro a Londra. E niente, per ora è tutto, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!